Oggi Amandero non ce ne sono. Non ce ne sono. La giornata è venuta troppo bene. Ma io non ho niente da parlare con nessuno giornalista, con desidero solo che quando i giornalisti scrivono quello che è Salvatore Sina, non che si scrive mosse, che si scrive cose di bambini. Salvatore Sina faccio bambini, adora i bambini e adora tutto e tutto. Salvatore Sina è un povero esagerato della vita. Questo deve scrivere la signora. Cioè i pentiti, a me mi esagerano i pentiti dalla mattina alla sera. E uno che ha moglie e figlie non può fare, non può commettere quello che dicono questi signori pentiti, questi cioè pagati, imboccati, gestiti. Questo dovete scrivere. Totò Riina, Ucurtu, è stato condannato dalla Corte d'Assise di Palermo a 12 anni e 4 mesi di reclusione, da scontare nelle carceri di Termini Imerese e di Milazzo, per l'omicidio di Domenico Di Matteo, Menicu. Dopo 6 anni però è già fuori, in libertà provvisoria. È il 19 settembre del 1955 quando Totò Riina torna a Corleone. Ritrova i vecchi amici Luciano Liggio, Calogero Bagarella, Binnu Provenzano. Ora però qualcosa è cambiato perché sono diventati potenti quei corleonesi. Non fanno più la fame come nel dopoguerra. Quei ragazzini che giravano intorno a Strasatto e pendevano dalle labbra di Michele Navarra, ora sono mafiosi rampanti. Non sono più solo i cani da guardia del dottor Navarra. Mentre era in carcere, Riina è riuscito a prendere la licenza elementare. 2 lezioni la settimana con altri 12 detenuti del carcere dei Cavallacci di Termini Imerese. 3ª, 4ª e 5ª elementare superate con un solo esame. Le prime 2 classi le aveva fatte prima della guerra, quando il padre ancora non lo aveva precettato per il lavoro nei campi. Ma certo, una volta uscito, non era interessato a continuare. Lo vedevano solo la mattina davanti al liceo Baccelli, ma non era certo per studiare. È lì perché tutte le mattine segue una ragazza che è uscita di casa, va al liceo. La ragazza si chiama Ninetta, Ninetta Bagarella, ed è la sorella di Calogero. L'unico utilizzo di quel pezzo di carta della scuola, conseguito in carcere, Riina lo mette a frutto alle dipendenze di Luciano Liggio. Lo aiuta a tenere i conti dei proventi delle attività illecite, quali la macellazione clandestina. 1957. Riina e Bagarella sono 2 famiglie destinate a saldarsi. Salvatore e Calogero si sono ripromessi di sposare l'uno la sorella dell'altro, Ninetta ed Arcangela. Ma in quell'anno avviene un omicidio che segna la famiglia Bagarella. È quello dell'allevatore Ambrogio Miceli, ex fidanzato di Matilde Bagarella, altra sorella di Calogero. Miceli aveva chiesto in sposa Matilde, ma la sua richiesta era stata nettamente rifiutata dalla famiglia Bagarella. E lui se l'era legata al dito. Spesso raccontava in paese, a mo' di vendetta, i trascorsi erotici avuti con la ex fidanzata.
ne parla con tutti, anche sulla pubblica piazza. Le voci arrivano presto in vicolo Scorsone. È una tragedia quell'entrata in casa Bagarella, molto peggio di una malattia. Una sera, Ambrogio Miceli viene affrontato da due dei fratelli di Ninetta. C'è Giuseppe, che lo aspetta in fondo a Via Streva, e c'è Calogero, che l'ha seguito fin da Corso Bentivegna. Il primo a dire qualcosa è Giuseppe. Si rivolge all'ex pretendente di Maria Matilde con calma, pesando le parole. Ambrogio, ora che sei fidanzato con un'altra, la devi smettere di sparlare ancora sul conto di mia sorella. L'allevatore fa finta di non capire. Allora Giuseppe Bagarella gli si avvicina, è furioso, trema dalla rabbia e lo minaccia. Devi lasciarla in pace la mia Maria Matilde, il suo nome non deve più uscire dalla tua bocca. Ambrogio Miceli si mette a ridere, poi fa apprezzamenti pesanti sull'onore della ragazza. La sua voce si sente fino alle ultime case di Via Streva. A mezzanotte lo trovano cadavere. Ambrogio Miceli si era trascinato per i vicoli implorando aiuto. Nessuno aveva aperto la porta. Nessuno aveva avvertito i carabinieri. L'allevatore viene lasciato morire in una pozza di sangue. Nel buio di Via Streva si era preso 5 pistolettate alla schiena. L'indomani Giuseppe Bagarella viene arrestato per omicidio. Prima ammette di aver ucciso Ambrogio Miceli. Poi spiega che è stato suo fratello Calogero. Infine confessa che quell'infame ha fatto la fine che meritava. L'avevano ammazzato tutti e due, lui e suo fratello. I carabinieri cercano inutilmente Calogero. È già fuggito, è diventato un latitante. Si nasconde alle case di Drago, dopo il ponte di pietra sul torrente Casale, nelle campagne che si estendono ai bordi della statale 118. In vicolo Scorsone, l'onore è salvo. I Bagarella possono ancora camminare a testa alta. Anche quelli detenuti, anche quelli ricercati. E Totò Riina può entrare ancora nella loro casa, senza provare vergogna per quella che un giorno sarebbe diventata anche la sua famiglia. Ninetta ha già finito la prima ginnasio. È una ragazzina sempre di buon umore, curiosa di sapere e di capire. Non fa che leggere. Gli insegnanti del liceo seguono con attenzione i suoi studi. 7 in latino, 7 in italiano, mai un giorno di assenza. C'è però un'altra Ninetta. La vivace ragazzina del Baccelli si trasforma in una donna seria e pensierosa quando torna in vicolo Scorsone. Se ci sono uomini in casa, non apre mai bocca. Sono solo loro a poter parlare. Ninetta non chiede perché Calogero arrivi a casa soltanto di notte, né chiede dove sia finito Giuseppe. È in quest'anno, il 1957, che viene costituita a Piano della Scala una società armentizia per l'allevamento di bovini e ovini. È stato Luciano Liggio a raccogliere fondi fra i proprietari della zona. Li ha convinti con le buone e con le cattive maniere. Poi si è procurato dei prestanome per la società armentizia. Qualche mese prima Lucianeddu ha comprato anche dei camion che servono per trasportare il bestiame rubato ai mercati di Palermo. Il suo socio è Giacomo Riina, lo zio di Totò. Salvatore Riina, all'inizio dell'estate del 1958, ha chiuso il suo conto con la giustizia. Dopo 6 anni di galera e 3 di libertà vigilata per l'omicidio di Domenico Di Matteo, non ha più obblighi da osservare. All'inizio di quell'estate, però, improvvisamente, Totò scompare. Nessuno lo ha cercato, non ci sono mandati di cattura per lui, non ha sbirri alle calcagna. Alla vigilia di Ferragosto del 58, un brigadiere del commissariato di pubblica sicurezza di Corleone aggiorna la sua scheda. Nel fascicolo personale finisce una relazione di servizio di poche righe, un solo foglio. C'è scritto che Riina Salvatore fu Giovanni risulta irreperibile. Totò Riina si è nascosto. La sua famiglia ha deciso di cancellare dalla faccia della terra il dottor Michele Navarra. È una rivoluzione quella che si annuncia nei feudi intorno a Corleone, un terremoto che avrebbe sconvolto per sempre la mafia siciliana. Totò Riina ha 28 anni. Sa ammazzare a sangue freddo, sa sparare, è capace di uccidere anche a mani nude, sa stare zitto, ha giurato fedeltà fino alla morte, l'hanno combinato ed è uomo d'onore. Ma mai si saprà come Totò Riina sia stato fatto. Chi era presente alla cerimonia di iniziazione? Quali mafiosi hanno garantito per il suo valore e per la sua qualità di mafioso?
2 agosto 1958. Michele Navarra sta ritornando a Corleone dall'Ercara sulla 1100 guidata dal collega dottor Russo. Dobbiamo scuotere gli amici della regione, visto come sono arrivati i fondi per il nostro ospedale di Corleone. Investimenti produttivi, altro che dighe. Ma sto camioncino, sorpassala sto buon valore, sorpassala che non mi piace. Ora. Mentre la 1100 va a cozzare contro la macchina inseguitrice, da questa tre pistole e due mitra aprono il fuoco, polverizzando il parabrezza e uccidendo sul colpo il dottor Russo. Navarra istintivamente si abbassa per sfuggire ai colpi. Ma una raffica lo raggiunge attraverso lo sportello, uccidendolo. La polizia orienta le sue indagini su Luciano Liggio e sulla sua banda. Il mitra, e non la tradizionale lupara, ha troncato la carriera del vecchio medico, quasi a simboleggiare la fase gangsteristica aperta dalla giovane mafia. In tribunale, i parenti di Navarra non si costituiscono parte civile. Dicono di non sospettare nessuno. Un temporale estivo, infatti, scoppiato subito dopo, impediva per un certo tempo che qualcuno si accorgesse della tragedia. E solo dopo 2 ore, i carabinieri di Corleone furono avvisati. Viene proclamato il lutto cittadino, la bandiera a mezz'asta penzola dal balcone del municipio. Delegazioni di mafiosi arrivano da tutti i paesi delle 4 province della Sicilia occidentale. Corleone, dopo 10 anni, non ha più un medico condotto. Corleone non ha più un capomafia. Nelle 2 notti successive al terribile agguato di Portella Embriaca, i carabinieri fanno dei rastrellamenti nelle masserie di Strasatto, di Terrazza, di Contrada Petrulla. Sfondano porte nelle case del Rione San Giovanni, entrano nei bassi di Via Rua del Piano e di Vicolo Scorsone. Cercano nelle stalle e nei fienili. È una grande caccia a 50 di mafiosi, tutti gli amici e i nemici di Michele Navarra. I carabinieri trovano in quelle case donne, bambini e vecchi, ma nessuno degli uomini che cercano. Sono spariti i Riina, i Liggio, i Provenzano, i Bagarella, i Ruffino, i Vintaloro. Corleone sembra un paese fantasma. Gli uomini delle due cosche sono andati sulle colline, nascosti in rifugi sicuri. Si stanno preparando a una guerra che avrebbe deciso la sopravvivenza solo di una delle due fazioni. Una guerra fratricida, corleonesi contro corleonesi. Passano 34 giorni dall'uccisione del dottor Michele Navarra. Settembre 1958. Ci sono 3 o 4 ragazzini che stanno risalendo una stradina ripida. È un budello polveroso, via della Consolazione. Da una parte scendono lentamente 3 uomini, dall'altra ce n'è uno fermo che li aspetta, con le spalle al muro. Non ha armi, è solo. Si guarda attorno, è impaziente. È Totò Riina. Sotto gli alberi del bastione San Rocco, al tramonto del 6 settembre, le due mafie di Corleone hanno fissato un incontro. È la paciata dopo l'uccisione di Michele Navarra. Amici degli amici hanno fatto sapere che i luogotenenti del dottore non vogliono la guerra, ma preferiscono ragionare su quel che c'è stato e soprattutto su quello che può ancora accadere. E Totò Riina è il primo a parlare. Chi è morto, la buon'anima se n'è andata, pensiamo ai vivi. La riunione dura almeno mezz'ora. Pietro Maiuri e i fratelli Giovanni e Marco Marino ascoltano le parole di Totò Riina, senza mai aprire bocca. Soltanto alla fine Maiuri bisbiglia qualcosa e tende una mano. Ma per Totò Riina è ancora presto, lui non ha finito il ragionamento. Resta una sola piccola questione fra noi, ci dovete consegnare quei cornuti che hanno cercato di far fuori Liggio a Piano della Scala. C'è ancora luce quella sera, fra gli alberi, avanzano, all'improvviso, Binno Provenzano e Calogero Bagarella. Imbracciano fucili a canne mozze, sparano. Ricaricano le armi, sparano.
sparano ancora. Con una fucilata in faccia, Pietro Maiuri è il primo colpito a morte. I suoi due amici si infilano in via Puccio correndo. Sono abbattuti come animali al macello. Dalla piazza accorrono altri 3 o 4 mafiosi armati e cominciano a far fuoco su Totò Riina. La sparatoria dura dai 7 ai 10 minuti. I sicari si rincorrono per i vicoli. Le pallottole volano come schiaffi. Alla fine è ferita anche una bambina di 2 anni. I testimoni che hanno assistito alla carneficina sono 16, 7 donne e 9 uomini. Ci sono anche un carabiniere e 2 agenti di pubblica sicurezza che hanno visto Totò Riina fra i killer che inseguivano e che scappavano. Alle 9 di sera, Binnu Provenzano entra in una stanza dell'ospedale dei Bianchi. Ha la camicia inzuppata di sangue, è ferito alla testa. Al medico di guardia racconta quello che gli era successo su un marciapiede di Corso Bentivegna. Stavo passeggiando, ho sentito un dolore forte alla testa, ho perso i sensi, non mi sono accorto di niente. Il medico non fa domande. La sera del 6 settembre la nuova mafia di Corleone ha trovato un uomo che porta parole di pace con le armi in pugno. È un maestro del doppio gioco, Totò Riina, e non ha pietà. Riina convince vecchi mafiosi a fare da mediatori fra i 2 gruppi, loro e i Navariani. È l'unico modo per avere di fronte gli uomini da sterminare. Ci sono trattative segrete. Qualcuno accetta, qualche altro muore solo perché non vuole fidarsi di Totò Riina. Uno di questi mafiosi si chiama Carmelo Lobue, è un possidente che ha terre fino a Campo Fiorito. I suoi figli sono emigrati in America, lui vuole raggiungerli per lasciare per sempre Corleone. Da 6 mesi ha chiesto il visto al consolato. Carmelo Lobue è fuori dalla mischia, non sta né con Ligio né con gli altri, è anziano, ha quasi 80 anni, viene ucciso una sera di novembre. Viene dalle campagne, in groppa alla cavalla, in via del Calvario. Totò Riina gli spara prima alle spalle e poi in bocca. In una sera di quello stesso inverno viene eliminato anche Vincenzo Cortimiglia, il più pericoloso killer della banda rivale. L'imboscata viene ricostruita in un verbale dei carabinieri. Il Cortimiglia stava facendo la sua strada, le mani le aveva nelle tasche che erano rigonfie di 2 grosse pistole a tamburo. Da prevenuto qual era, il Cortimiglia fiutò l'aria infida quando incontrò Calogero Bagarella e Giovanni Provenzano, cugino di Bernardo. Vincenzo Cortimiglia tirò fuori una delle 2 pistole e scaricò 6 colpi sulla faccia di Giovanni Provenzano. Poi fuggì, nascondendosi in un negozio di generi alimentari. Il bottegaio era il primo cugino di Luciano Ligio. Dentro il negozio c'era Totò Riina. Un colpo di lupara squarciò il petto di Cortimiglia. L'uomo buttò sangue dalla bocca. Era a terra in fin di vita. Quando nel negozio entrò l'agente di polizia Augusto Giannasi. Il poliziotto racconta poi ai suoi superiori che cosa ha visto. Dentro la bottega c'era Totò Riina. Sparò e poi fuggì lasciando lì le armi. Un fucile da caccia calibro 12 a canne mozzate e una pistola calibro 45 marca Colt. Totò Riina è ormai il macellaio della banda Ligio, il suo sicario più valoroso. Ripete sempre a Lucianeddu, a Bino Provenzano, a Calogero Bagarella. Conti aperti, noi non ne dobbiamo lasciare mai. I testimoni sono sempre pericolosi. Ma lei nel 1957 era a Corleone? 57 sì. E si ricorda che ci fu una sparatoria nel corso della quale morirono molte persone? 57? Sì, se lo ricordo, certo. Ne conosceva di questi? Ma no, non conosceva nessuno io.